Tre cose fondamentali abbiamo fatto con queste votazioni. Una, che abbiamo dato, abbiamo fatto un voto libero, e quindi da questo voto libero è successa una cosa che tendo, che voglio sottolineare: il voto alle donne. Se fosse stato libero, in Parlamento oggi avremmo molte più donne che uomini. La seconda cosa, di conoscere i candidati che forse andranno in Parlamento 3 mesi prima, in modo che tu puoi andare lì, discutere, conoscerli, votarli o non votarli, consigliarli o maledirli. E la terza cosa, non abbiamo speso un euro, tutto a costo zero. E chi dice che non c'è stata democrazia perché i voti sono stati pochi, io faccio una domanda: di 1000 parlamentari oggi in Parlamento, quanti voti hanno preso ognuno di questi? Chi ha deciso di quella gente lì? 5 segretari di partito. Non venite a rompermi i coglioni a me sulla democrazia. Ecco, io mi sto arrabbiando seriamente, perché io non riesco più. Abbiamo una battaglia, abbiamo una guerra da qui alle elezioni. Sarà una guerra, ma finché la guerra me la fanno i giornali e le televisioni, i nemici, quelli veri, va bene, ma io guerre dentro non ne voglio più. Se c'è qualcuno che reputa che io non sia democratico, che Casaleggio si tenga i soldi, che io sia disonesto, prende e va fuori dalle palle, se ne va dal movimento, e se ne andrà dal movimento. Quindi noi dobbiamo avere una forza unita per arrivare a fare un risultato che mai potevamo aspettarci di avere. E abbiamo poco tempo, e le nostre forze devono essere indirizzate su queste cose, sulle cose reali, sul programma, su quello che porteremo avanti, sulla campagna che ci aspetta, all'ultimo sangue. Siamo in una guerra, siamo con l'elmetto, siamo partiti così. Allora, chi è dentro il movimento e non condivide questi significati, fa domande su domande e si pone il problema della democrazia del movimento, va fuori il movimento, non lo obbliga nessuno, e andranno fuori. Vi saluto.